pianista. grande, sì, un grande. Omero Manzi invece, Omero Manzi morto nel Omero Manzi. 51. Un altro tango scritto di tanghi e milonghe. Questo era più vecchio. Quando arrivò Filiberto, che il vero cognome era Filiberti, che era di La Bocca, che era genovese. Era genovese. Senti, poi passiamo allo sport. Allora, intanto il più grande, più vecchio, Juan Manuel Fangio. Fangio, sì, cinque volte campione del mondo Di Formula 1. in Formula 1. Di dov'era? Vediamo un po', Fangio. Vediamo un po'. Di dov'era Fangio? Le dicevano il cieco perché ci aveva le gambe storte, no? Certo. Il cieco vuol dire che c'era le gambe storte. C'aveva le gambe storte. Poi arriviamo. Senti, Gabriella Sabatini, grande tennista. Anche La tenista. molto bella, insomma. Era anche molto bella. Era, è ancora è tuttora, è del 70. Senti, ma Maradona è di origine italiana. Vabbè, Sì. poi Anche di Angelini. quella parte, credo che era la Basilicata pure. Beh, poi Antonio Angelillo, Alfredo Di Stefano, Di Stefano, sì. Daniel Passarella, Omar Sivori, Passarella, sì, Sivori. Ginobili. Aspetta che Poi Emanuele Ginobili. stiamo arrivando a questi Di adesso, di oggi. Ginobili è del 77, è nato a Bahia Bianca, è uno dei più grandi cestisti, giocatori di basket argentini e gioca con una squadra forte dell'NBA, Sant'Antonio Spurs Texani. Non la Sì, adesso sapevi ci sono questa? un sacco di argentini che stanno giocando qui in Europa, che sono d'origine italiana, Certo, cominciando per Battistuta, Camoranesi, Cavani Cambiasso, fino ad arrivare al nostro grande amico, al nostro grande Lionel Messi, detto Leo, nato a Rosario il 24 giugno dell'87, che è come te rosarino, che è nato e cresciuto nel quartiere di Lui è nato a Grandoli, a Grandoli, vissuto a Grandoli. un quartiere dei morti di fame, insomma, poveri disgraziati. Te lo spiegavo un'altra volta, in quella zona praticamente c'era una baraccopoli che si chiamava Villa Manuelita. Ah, ecco. E poi hanno buttato la baraccopoli quella e in quella parte hanno fatto le case popolari. E lui era da quella parte. Ho capito. Però ecco la cosa, io da quello che so è proprio la famiglia della madre, che so proprio, la nonna materna è proprio, fa ancora da mangiare italiano, fa proprio le cose più. E poi questa sua compagna a cui ha fatto un figlio che fa di cognome Cucuzzolo o Cucuzzolo, dipende dai punti di vista, insomma. Pure quella italiana. Sì, evidentemente. Mamma mia, incredibile. Guarda, è veramente, veramente una cosa incredibile. E poi vabbè, insomma, diciamo qui i personaggi famosi hanno finito. Zanetti, abbiamo detto, Milito. Pastore, tutti questi ormai E Milito gli hanno dato l'altra volta la famiglia era di Crotone. di Toni. Crotone. Sì. La Senti. cittadinanza onoraria a Crotone, lì. Ho capito, ho E capito. ha detto, dice, bambino, il mio nonno mi raccontava lo bello che era il paese, dice, ora che ho l'opportunità di vederlo, Senti, dice, realmente, Alberto, dice, scusa. non è bello, è bellissimo, dice. Alberto, allora, c'è il nostro grande maestro Franco Piatti che ci sta ascoltando, che prima è intervenuto. Mi dice su Facebook che devi nominare il grande Carlos Monzon. Poi Oscar Ringo Bonavena e Nicolino Loce. Tre grandissimi campioni di boxe, te li ricordi? Alberto, ci sei? Ti sentiamo malissimo. E vai e vieni. Ma stai ancora in sezione a Villa Gordiani? È quella sezione che c'ha? Te sta Non so spostando. che volte quando
passa qualche macchina, si fa una specie di campo magnetico. Sposto un po'. Sposti. Adesso penso che sentirà meglio. Sì, benissimo. Allora, Franco, ti dicevo, il grande maestro Franco Piatti, che ci sta seguendo in diretta e che prima è intervenuto, ci dice che dobbiamo ricordare tre grandi campioni di box argentini: Carlos Monzon. Carlo Monzon. Oscar Ringo Bonavena. Oscar Natalio Ringo Bonavena. E Nicolino Loce. E Nicolino Loce, sì. Tu te li ricordi tutti e tre? Loce le dicevano l'intoccabile, perché era un proprio... L'intoccabile addirittura. Si chiamavano a Loce perché era... L'intoccabile, bellissimo. Sì, perché l'avversario, perché le devi un pugno, non so che doveva fare. Adesso, allora, quindi al caro maestro Franco Piatti, ricordi, Nicolino, sto scrivendo, gli sto scrivendo tu, Nicolino, Nico, aspetta, Loce, detto l'intoccabile. L'intoccabile, sì. Come in spagnolo? È l'intoccabile. L'intoccabile. Intoccabile. Detto el intoccabile. Dice Alberto. Questa sera è una puntata bellissima. Veramente, Alberto, guarda. E poi Monzon, vabbè, Monzon è il cognome... d'origine spagnolo. Sì, Monzon è d'origine spagnola, certo, questi altri due sono italo-argentini, però comunque Monzon è stato uno dei più grandi, insomma. Sì, non so se la sua madre è d'origine italiana. Vediamo un po' se la mamma di Monzon aveva... O te lo cerco su... Allora, Carlos Monzon. Veramente fantastica sta cosa. Stiamo interagendo col maestro Franco Piatti, bellissimo. Allora, perché ad esempio, diciamo, il grande Bruce Springsteen, la madre è d'origine italiana. Sì, la mamma di Bruce Springsteen è italiana. E la faccia sua mica c'ha faccia da americano, c'ha faccia proprio da italiano. E quindi tu dici anche Carlos Monzon c'ha una faccia da italiano. E vediamo un po', No, più la faccia da spagnolo. Da incrocio tra indio e spagnolo. Sì, esattamente quello. E infatti non dice niente di che aveva origini italiane. No. Invece andiamo un po' a cercare quest'altri che Franco ci diceva e che Alberto Ringo Bonavena, è un personaggio, proprio un personaggio. Sì, è un personaggio. Sì, proprio un personaggio. Ma dai. Sì, proprio. Fino a registrare un disco cantava, c'aveva una vocitina che era proprio comica, tu dicevi, ma quello non si immaginava una voce grossa, invece c'aveva una vocitina, proprio sembrava un passerino quando cantava. Senti, nato a Buenos Aires il 25 settembre del 42, purtroppo morto a Rino il 22 maggio 76, ma fammi vedere... Marino, la città di Nevada, ma non mi dire che questo è morto sul ring, non vorrei, perché veramente... No, è morto, no. Non so, dice che andava in qualcosa strana, non so, qualche giro della prostituzione, qualcosa di quello, dicevano. Mio Dio, nel 70 incontrò Cassius Clay a Madison Square Garden. Maestro Piatti, aiuto! Ha incontrato... Ringo Bonavena ha incontrato Cassius Clay al Madison Square Garden di New York. Fantastico, 1970. L'hanno trasmesso in Argentina il... Certamente. Stavate tutti davanti al televisore, immagino. Inoltre che anche Cassius Clay era molto amato in Argentina. Era molto amato. Allora io vediamo se riusciamo a interagire con Franco che sta in chat qui su Facebook. Allora, Alberto dice che tutta l'Argentina era ferma per vedere
il match di New York. Dimmi se sbaglio, Alberto, di New York tra Cassius Clay e Ringo Buonavena. Bonavena nel 1970, giusto? Fantastica questa cosa, fantastica. E sto leggendo, Alberto ha fatto una tragica fine, come dicevi tu, purtroppo. Sì, l'hanno sparato, sì. Fu ucciso in Nevada da Ross Brimmer, un buttafuori del bordello Mustang Ranch e Sì, guardaspalle del suo qualcosa di ex qualche giro manager. della prostituzione, qualcosa di Sì, quella era. esatto, è come stai dicendo tu. Incredibile, incredibile, incredibile. Pensa che sto leggendo che sull'omicidio di Bonavena, nel numero 4 della rivista bimestrale europea, uscito nel 2004 con il titolo Nera maledetta morte, nera maledetta nera, dedica un intero capitolo. Che brutta storia, Alberto, veramente, veramente brutta. Pensa che qui sto leggendo che una grandissima ondata di emozione in Argentina, 150 persone parteciparono alla veglia funebre al Luna Park Stadium. E Luna Park è dove si fanno i match dei box, inoltre si fanno i concerti, si fanno, perché anticamente era un parco di diversione, c'era un Luna Park, però poi hanno fatto uno stadio, però è rimasto il nome, il Luna Park sempre, Non ho capito. Senti, a Alberto, Buenos Aires. a te ti è mai capitato di andare a vedere oltre a quelli che abbiamo visto insieme di Franco, del Maestro Piatti, organizzati a Villa Gordiani, ma ti è mai capitato in Argentina di vedere match di pugilato? Eh sì, perché io vivevo a Rosario, in Arroyito, che c'era lo stadio, Stadio Norte, stava a 30 metri da casa mia, così che. Beh, fantastico, questo è l'ennesimo scoop di stasera, quindi possiamo fare una puntata la settimana prossima, tu e Franco Piatti, mentre tu racconti le tue esperienze che hai vissuto in Argentina. Da bambino, certo. Da bambino, perché inoltre il portiere era un vicino di casa, così che io entravo come a casa mia. Ah, quindi entravi gratis Entravo al perché... ringside e E certo. vedevo i match di volta da bambino, c'avevo Fantastico, fantastico. 7-8 anni. 7-8 anni, certo. Senti, invece vado a cercare Nicolino Loche. Andiamo un po' a cercare Nicolino Loche. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, vediamo se c'è qualcosa. Locche con due C, Nicolino Locche, detto l'intoccabile, nato a Tunuyán il 2 settembre del 39 e purtroppo morto alla sera il 7 settembre 2005. Campione del mondo juniores dei pesi welter dal 12 dicembre 68 al 10 marzo 72. Pensa che è stato inserito, Alberto, nella International Boxing Hall of Fame. Fantastico, di genitori che si sono trasferiti durante la Seconda Guerra Mondiale, genitori italiani. Beh, questo era uno che menava forte, Arbè. Eh sì, Questo è detto. non era che menava, che non vinceva per knockout, per KO, vinceva per punti sempre, Ho capito. perché no, nell'altro non lo poteva prendere. credo. Ci credo. Eh beh, questo è veramente un idolo. Qui dice un idolo del pugilato nazionale argentino. Fantastico, fantastico. Ecco, poi ce n'era un altro che non è di origine italiana, ovviamente, che è Pasqual Perez. Pasqualito Perez. Pasqualito Perez. Questo, Alberto, questo mi sa che c'ha invece origini catalane, perché Pasqual è scritto in catalano. Può essere? Perez, sai, molti Perez, vabbè, Perez è più andaluso, comunque. Perez più che Perez sarebbe il diminutivo di Pedro, però Sì, che esatto. anticamente la EZ significava figlio di, allora figlio di Bravissimo, Pero Pérez, no? bravissimo. Alivien, Beh, però più che però. Gonzalo, figlio di Gonzalo, Alivien è Sì, quella cosa. però Alberto, più che Pedro, vedi che secondo me c'è l'acqua a origine.